col cerimoniale delle grandi occasioni, la Banca Popolare Abruzzese Marchigiana ha inaugurato il suo centro servizi Eltron, edificato a San Nicolo a Tordino, una struttura semplicemente d'avanguardia che fa onore al patrimonio tecnologico dell'Istituto di Credito, che di riflesso testimonia la sua vitalità e potenzialità avanzatissima nel settore dell'informatica. Ad inaugurare il centro è intervenuto il ministro Remo Gasperi, attorniato ovviamente dalle massime autorità della provincia, parlamentari, consiglieri regionali e quindi lo staff dirigenziale della Popolare e il consiglio d'amministrazione. È detto in uno slogan che con questo avanzatissimo centro servizi la Popolare Abruzzese e Marchigiana raccoglie la sfida del futuro, perché l'Eltron costituisce il cuore informatico di tutta l'articolata gamma di servizi che la banca offre con la propria rete di sportelli in 5 regioni. Tutte le dipendenze dialogano adesso in tempo reale con l'Eltron, dove l'elaboratore centrale, forte di una memoria di oltre 100 miliardi di caratteri e di un avanzato sistema robotizzato, è in grado di gestire da 20 a 40 milioni di istruzioni al secondo. Un polo direzionale dunque di grande valore è strutturato per interpretare ed assecondare le presenti e future necessità dell'utenza. Complimenti, un centro all'avanguardia che è un sinonimo di qualità veramente per la Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana. Molta gente forse non sapeva dell'esistenza di questo centro, che è nato attraverso uno sforzo di volontà del presidente Di Sante, anche a costa di sacrifici immagino. Ma questo centro servizi è stato iniziato molti anni fa e naturalmente ha richiesto mezzi notevoli in termini finanziari e anche in termini di risorse umane. È un centro tecnologico avanzato, era assolutamente necessario per poter fornire dei servizi adeguati alla clientela, ai nostri utenti, ai nostri soci. Ecco, d'altro canto, da questo complesso che tu vedi, ecco, noi siamo in grado di dialogare in tempi reali con tutte le nostre filiali e quindi poter fornire tutti i servizi e i sostegni necessari ai nostri operatori. E basta pensare che, così per dare un'idea, che la memoria centrale del nostro nuovo centro ha una potenza di 1 miliardo di caratteri. Ecco, il nostro sistema robotizzato è in grado di elaborare da 20 milioni a 40 milioni di istruzioni al secondo. Quindi sono dati così indicativi, ma è evidente che tutta la struttura organizzativa informatica del centro servizi Eltron è un qualcosa che di certo è in linea con i tempi, è in linea al futuro, si può dire. È in linea con le sfide al futuro, del futuro che noi dobbiamo fronteggiare con la prudenza di sempre, con la gradualità di sempre, ma anche con molta determinazione. Ecco, questa partecipazione così grande anche di esponenti del credito popolare a livello nazionale, lei ha visto, c'è il direttore generale dell'Associazione Banche Popolari Italiane, esponenti di primo piano, sono venuti a rallegrarsi per questa nostra realizzazione. Noi siamo davvero felici perché oltretutto abbiamo bisogno di certi conforti e di certi sostegni per trovare una determinazione sufficiente per continuare sulla strada della innovazione e quindi dell'allineamento alle esigenze che cambiano in modo repentino, specialmente in questo proprio momento. La slogan, la Banca Popolare corre con te, dice il vostro recente slogan, ma voi correte, guardate veramente al futuro, questo bisogna riconoscere. Ma noi cerchiamo di correre così sempre con molta prudenza, con molta attenzione. Questo per dire gli obiettivi futuri, Presidente, quando ci incontriamo parliamo anche di questo. Certo, gli obiettivi futuri non sono delle scelte volontarie, ma sono delle scelte obbligate. E allora noi abbiamo questa esigenza di correre ordinatamente verso il futuro in maniera da poter dare delle risposte adeguate alla concorrenza che diventa sempre più incalzante. Ma la concorrenza non è soltanto un qualcosa che crea difficoltà, è un qualcosa che crea anche stimoli e noi
desideriamo di rispondere a questi stimoli e proprio così di onorare la tradizione, il sacrificio di tutti i dipendenti della Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana che si sono prodigati in modo eccellente per la crescita della nostra banca, dal direttore generale a tutti i dirigenti, i funzionari, i dipendenti, tutti della nostra banca sono protagonisti di certi risultati che la nostra banca è riuscita a conseguire. I nostri 15.000 soci che ci hanno seguito in modo eccellente con un sostegno pieno e quindi hanno consentito che la nostra banca raggiungesse dei risultati non solo quantitativi ma anche qualitativi, perché il nostro processo di sviluppo deve essere caratterizzato da una crescita quantitativa in termini territoriali, in termini di armonizzazione, ma soprattutto da una crescita qualitativa e quindi migliore efficienza, migliore organizzazione, migliore professionalità e quindi migliore attenzione alle risorse umane che devono essere, che devo dire, il nucleo centrale della crescita, per la crescita della nostra banca. Auguri alla banca e ringraziamenti al Presidente. Grazie. Parole di legittima soddisfazione quelle del Presidente Gian Domenico Di Sante, che va onestamente riconosciuto, negli anni della sua gestione sta portando l'Istituto di Credito ad un ruolo prestigioso e sempre più centrale nelle economie delle regioni Abruzzo, Marche e Molise, anche se di non minor conto debbano considerarsi le presenze sulle piazze di Milano e di Roma. Tante autorità a questa cerimonia voluta dopo un'attesa di alcuni anni, e fra queste il ministro della funzione pubblica Remo Gaspari, accolto come sempre dai colleghi della stampa col tocco del ricercato interesse. E Gaspari, oltre che di banca, ci aggiorna, come ascolterete, anche di politica e di vita condicente. Possiamo parlare un po' di queste piccole e medie realtà? In prospettiva. Io credo che se ne debba parlare, perché è ben noto che il sistema bancario è la struttura sulla quale si regge l'economia di una zona. Il successo di grandi imprese è sempre partito da una sponsorizzazione bancaria, quindi la rete che le banche creano sul territorio è una rete di forza sulla quale poi è possibile costruire e realizzare quei grandi successi di sviluppo che hanno caratterizzato anche l'Abruzzo. E con l'apertura delle frontiere può scattare un SOS per queste realtà? Ma io non direi, perché io sono convinto invece che ancora una volta le previsioni pessimistiche saranno invece abbattute dalla realtà. Gli operatori, specialmente italiani più qualificati, poi quando si trovano a fare un match con gli operatori di altri paesi non sono mai perdenti, anzi direi che noi siamo più bravi all'estero che in Italia, quando ci confrontiamo all'estero siamo sempre vincenti. Grazie. Ministro, mi scusi. Obiettivo. Certo. Preparato due leggi che sono di fronte al Parlamento e che dovrebbero consentire all'amministrazione italiana di potersi strutturare come i privati. Difatti io che cosa chiedo? Chiedo per l'amministrazione pubblica le stesse regole e chiedo anche gli stessi mezzi, gli stessi strumenti. Ci riuscirà, Ministro? È un'operazione molto difficile, molto dura, però qua non bisogna mai pensare di perdere, guai a uno che deve combattere una battaglia e pensa di perdere, io devo pensare di vincere. Certo. E devo fare del tutto per vincere. Senta, a proposito di battaglie, la preoccupano di più i nuovi contratti o le candidature in casa di scelta? Ma le candidature non mi preoccupano affatto, i nuovi contratti sono un compito molto duro, direi più duro di così è difficile trovarne un altro. Torno alle candidature, con quale criterio verranno fatte? Ma scenderanno in campo in concorrenza o verranno protette alcune candidature sulle altre? A Roma dicono che faranno delle liste molto competitive, io poi non lo so se questo avverrà veramente. Quindi lei ritiene che dipenderà da Roma, non da lei? Ma io sono convinto che dipende da Roma, è Roma che deve dare in là le candidature, poi in periferia ci si adegua, ma se manca l'indirizzo dell'organo centrale responsabile finale di queste cose, è evidente che le liste vengono fatte in maniera da essere di tutto riposo. Qualche fuga al Senato ci sarà?
Ma io non credo. Non la sua, chiaramente. Io non credo, ma non credo nemmeno quello di altri amici, anche perché non c'è nessun senatore disposto a lasciare il suo seggio per gli altri. Grazie. Questo bisogna tenerlo presente. Grazie. Ministro, i servizi sono estremamente importanti per l'economia e quindi questo centro Eltron è una bella realtà per l'Abruzzo. Ma non solo è una bella realtà, ma io devo dire che tutte le strutture bancarie abruzzesi si debbono adeguare per avere una rete di servizi all'utente che sia paragonabile e concorrenziale con quella dei paesi che entreranno in Italia con i loro istituti bancari. Ci dobbiamo mettere alla pari della Germania, battiamoci chiaro, alla pari della Francia. Dobbiamo avere degli istituti che in quanto a servizi e al rapporto con l'utente siano uguali a quelli lì. Diversamente la concorrenza ci fa fuori. Ma Di Santo che è un volpone, queste cose le sa bene. Questo aggancia un altro problema a livello economico. È stato scongiurato, l'inflazione c'è, ma ora bisogna comunque rimboccarsi le maniche. Certo, anche perché secondo me noi abbiamo 2 anni e 2 mesi davanti a noi, durante i quali dobbiamo fare scintille, perché un'occasione come quella che fortunatamente e insperatamente ci è capitata non ci ricapiterà mai più. È l'occasione unica nel corso di un secolo. Per i pop bisogna tirare un po' le orecchie agli amministratori. Ma per i pop gli amministratori evidentemente credono alla moltiplicazione dei pani e dei pesci e quindi hanno corso per 4-5 mila miliardi quando purtroppo la somma a disposizione è molto modesta e quindi direi che l'ammontare complessivo dei costi progettuali supera il costo della spesa disponibile per il finanziamento. Davanti ad un folto pubblico che ha aggredito il vasto salone delle conferenze, un insospettato spazio elegante quanto funzionale ricavato all'interno della struttura dove vibrano beep e robot, il presidente Di Sante ha illustrato questa superba realizzazione motivando parole di compiacimento al sindaco di Teramo, al presidente della regione Salini, al ministro Gasparri che coglieva l'evento per sottolineare anche il concomitante successo avuto dalla città di Teramo per il riconoscimento del terzo polo universitario. Primo piano del credito popolare, signori onorevoli.